aggiungi un posto a tavola, che c'è Mattia Giorno in più. Eh sì, il presidente, il governatore di Puglia, Michele Emiliano, ha nominato Mattia Giorno consigliere del presidente per il coordinamento e il monitoraggio delle attività connesse ai piani regionali, nazionali ed europei per la transizione ecologica, culturale, economica ed energetica dell'area di Taranto. Alla faccia. Mattia Giorno deve essere proprio uno scienziato. Peccato che nessuno si sia accorto di questa scienza infusa in questo uomo, in questo yes man, in questo figurino, in questo damerino che è pronto a dire, è stato sempre pronto a dire sì al suo partito. Un fedelissimo yes man e poi viene premiato. La regione Puglia, l'amministrazione Emiliano, è un poltronificio. Deve sistemare politicamente più di qualcuno. Ha sistemato Borracino, trombato alle elezioni, è nominato consigliere del presidente per il piano Taranto, ora un altro consigliere del presidente, Mattia Giorno, ma ce ne sono altri, che vengono retribuiti a fine mese. Quindi hanno il loro uno stipendio bello consistente. Beh, Mattia Giorno, come detto, è un prodotto quasi di laboratorio, un soggetto geneticamente modificato dalla politica, tra virgolette, nel senso che signor sì, e quindi obbedisce, il soldatino che obbedisce. Emiliano aveva detto devi far cadere Melucci, Mattia Giorno ha cercato, ma invano, perché il piano dei signori è saltato grazie al sottoscritto. Mattia Giorno, mi domando, caro Mattia, ma tu hai mai lavorato in vita tua oltre agli incarichi politici che hai avuto? Perché prima sei stato collaboratore, assistente della parlamentare europea Elena Gentile, poi sei diventato staffista di Melucci, poi sei diventato capo di gabinetto con Melucci, assessore a rami importantissimi, l'urbanistica, i lavori pubblici, la mobilità sostenibile. Ma tranne gli incarichi politici, domanda, hai mai lavorato? Le tue manine portano i calli come fanno tanti lavoratori, quei lavoratori che voi, falsi uomini di sinistra, dite di difendere. Io rispetto l'ideologia di sinistra, rispetto i veri uomini di sinistra, ma quelli veri, non i falsi compagni, non i sinistrorsi in Kashmir, i sinistrorsi con Rolex, i fighetti. Ecco, in questa categoria rientra benissimo Mattia Giorno. Cosa poi ancora raccapricciante, che l'incarico di Mattia Giorno avrà termine con la fine dell'attuale mandato presidenziale. Ha detto Emiliano, Mattia Giorno, fin quando ci sarà papà, lo stipendio non ti mancherà mai. Per carità, tutto lecito, per l'amor di Dio. Però, cari signori del PD, caro Emiliano, cara Filippetti, segretario del PD, pensate che mentre ci sono persone che vivono di incarichi politici come Mattia Giorno, ci sono i papà di famiglia, quelli che voi dite di difendere, che non hanno i soldi per mettere insieme il pane con la cena. Certo che Mattia Giorno è stato proprio un ingrato, è stato cresciuto politicamente. Melucci l'ha fatto crescere, il sindaco Melucci l'ha fatto crescere, gli ha dato ruoli importanti e poi il calcio nel sedere. È un po', vale il proverbio, come si suol dire, cresce figlie, caro Rinaldo Melucci. Che dire, sono proprio contento di aver spezzato questo piano di Emiliano, che voleva mettere le mani su Taranto, che voleva rendere Taranto una colonia, una sua colonia, voleva mettere politicamente le mani in questa orbita, in questa galassia di vari uomini, di vari soggetti che devono trovare una collocazione lavorativa. Ho spezzato questo incantesimo, queste mani politiche che Emiliano voleva mettere su Taranto. Vabbè, poi Emiliano lo doveva pure premiare, Mattia Giorno. E questa
questo decreto del presidente ne è la prova. Ma un granello di sabbia, quale può essere Luigi Abbate, è stato capace di interrompere il circuito di un orologio, quell'orologio sfasato che dai numeri, che si chiama amministrazione regionale, è dai numeri davvero, perché questi sono incarichi retribuiti. Meditate, cittadini che non potete mangiare, meditate e non dite che il mio è populismo, è la pura realtà.